Alla luce della crisi del settore, quali prospettive per l'edilizia? Questo 2016 si apre con un pochino di speranze maggiori. Dopo 8 anni di crisi, anche la legge di stabilità che è stata varata dal governo con alcuni provvedimenti di natura fiscale e con nuovi investimenti fanno sperare in un segno più, in una crescita. Noi, il nostro ufficio studi, ha pensato che la crescita degli investimenti reali possa essere di circa l'1% alla fine dell'anno, che sarebbe un risultato oltremodo positivo. Quali sono le proposte dell'ANCE nell'attuale contesto? Prima di tutto l'appuntamento più importante in questo momento è sicuramente la riscrittura del codice degli appalti. Le regole non sono il toccasana, ma sono l'elemento fondamentale su cui fondare la competitività in un mercato che forse di competitività ce n'ha troppa e spesso falsata. C'è poi il grande tema del mercato privato, che rappresenta il 70% del mercato complessivo, dove qui probabilmente c'è anche da pensare a riscrivere ulteriormente qualche regola dell'imposizione fiscale, che è ancora, dopo 3 anni di grande aumento della tassazione, ancora troppo elevato anche in maniera comparativa rispetto agli altri paesi europei. E quale ruolo possono avere gli enti bilaterali per aiutare a sostenere le imprese edili che applicano il contratto di lavoro? Gli enti bilaterali sono la natura stessa dei sistemi associativi e dei sindacati. Sono la storia del nostro sistema, solo che probabilmente devono essere rivisti. Hanno ancora un modello riferibile ad un sistema di imprese, ad un sistema di relazioni molto datato. Per cui crediamo ancora in questi enti, ma devono essere profondamente rivisitati nella loro funzionalità.